L'Antartide è un deserto di ghiaccio e neve e suscita curiosità e ammirazione in molte persone. Parte dello stupore deriva dal fatto che praticamente a nessuno è permesso viaggiare in Antartide. Oggi parleremo di tutte le molte ragioni per cui l'Antartide è un continente tanto proibito e perché a nessuno è permesso viaggiare lì. Facci sapere, se tu potessi visitare qualsiasi luogo proibito del mondo, dove sarebbe? Condividi i tuoi pensieri nei commenti. Trattato Antartico. Nel 1957 e 1958, un certo numero di paesi ha firmato un accordo che avrebbe dettagliato i diritti che ognuno di questi paesi aveva sulla terraferma in Antartide. Dopo che il continente innevato era già stato esaminato, attraversato e misurato da alcuni coraggiosi ricercatori, la sua importanza per il clima e il mondo naturale è inconfutabile. Per questo motivo, molti paesi hanno voluto unirsi e proteggere a tutti i costi la massa terrestre ghiacciata. Questo contratto stabilisce fondamentalmente che una vasta area dell'Antartide non può essere raggiunta o utilizzata da nessuno senza il permesso esplicito di ogni paese coinvolto nel trattato. In questa zona, che occupa gran parte dell'isola, sono ammessi solo gli scienziati che conducono ricerche per scopi pacifici. Lo scopo è quello di assicurare che la biologia locale non perda il suo equilibrio. Per assicurare che questo sia possibile per molti anni a venire, gli esseri umani hanno proibito di mettere piede in questa zona. Questo assicura che la fauna sia indisturbata e che la vita naturale possa crescere in abbondanza. Inoltre, questo trattato rappresenta un passo importante nel campo della politica. È stata la prima decisione congiunta e la prima cooperazione tra diversi paesi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ai fini della tutela ambientale, 12 paesi si sono accordati congiuntamente su questo obiettivo e hanno firmato il trattato. L'intero continente è stato anche diviso equamente tra molti paesi, poiché a nessuno è permesso di rivendicare il continente per intero. I 7 paesi: Argentina, Cile, Australia, Nuova Zelanda, Francia, Norvegia e Regno Unito hanno tutti una quota. Cosa comporta il contratto? Il divieto di esplorare l'Antartide ha lo scopo di proteggere sia l'ambiente che gli individui. In casi estremi, le temperature possono scendere fino a meno 90 gradi Celsius. A queste temperature, il livello di ossigeno nell'aria si abbassa, il rendimento del cervello si riduce e ogni parte del corpo è a rischio di congelamento. Queste circostanze sono pericolose per la vita e possono essere affrontate solo con l'attrezzatura giusta e un addestramento speciale. Inoltre, nell'Artico si trova un gran numero di specie di piante e animali. Ci sono montagne sotterranee così come vulcani e tipi unici di muschio ed erba. Per scopi di ricerca e per la pace del clima locale, degli animali e dell'ecosistema, ogni contatto con il mondo esterno è strettamente proibito. Protezione degli animali. Una grande varietà di mammiferi vive in Antartide e deve essere protetta a tutti i costi. Piccoli animali come krill e coleotteri, ma anche foche, balene, pinguini, orche, foche leopardo, balene blu e varie specie di uccelli. Tutti hanno predatori e questo trattato aiuta a garantire che ci sia un equilibrio naturale. A causa del basso numero di piante, quasi tutte queste creature sono predatrici. Fanno eccezione il krill, il fitoplancton e lo zooplancton. Si sono adattati alle condizioni dell'acqua fredda e sopravvivono traendo energia dalla luce del sole, il che significa che non devono mangiare altri animali o piante per sopravvivere. Numero 1. Foche. Ci sono un totale di 4 diverse specie di foche in Antartide. Queste include la foca leopardo, l'elefante marino meridionale, la foca Weddell e la foca granchio. La loro strategia è di andare dove sospettano che la loro preda sia. Lì aspettano pazientemente finché non appare un animale e poi scattano. Le foche sono per lo più innocue per gli esseri umani, ma in alcuni momenti di estrema fame o semplice confusione ci sono state volte in cui una foca ha attaccato un uomo. Pertanto è meglio mantenere le distanze da questi adorabili animali, anche se possono sembrare caldi e coccolosi. In realtà, sono cacciatori feroci, che non si fermerebbero davanti a nulla per ottenere il loro prossimo pasto. Numero 2. Pinguini. I pinguini passano la maggior parte della loro vita nell'acqua,
ma vengono a terra per un breve periodo ogni anno. Durante la stagione degli amori, si riuniscono in folla e fanno nascere i loro figli. I genitori, poi, tengono le uova al caldo con i loro corpi sulla terraferma, fino a quando i piccoli si schiudono. Si nutrono di krill e di piccoli pesci che catturano mentre cacciano nell'acqua. Nelle prime settimane dopo la schiusa, i genitori vanno a caccia e portano il cibo ai loro figli per condividerlo. Numero 3. Balene. Le balene arrivano nella regione antartica in estate e cacciano tutti i tipi di fauna marina. La balena più famosa in questa zona è l'orca, un cacciatore aggressivo e di grande successo. Le sue prede sono foche, uccelli marini e altre specie di balene più piccole. Quando cacciano in gruppo, sono persino in grado di uccidere animali molto più grandi di loro. Anche le balenottere azzurre, gli animali più grandi del mondo, sono state avvistate nelle acque antartiche. Possono essere lunghe fino a 33 metri e pesare 120 tonnellate. E si nutrono di krill e plankton che filtrano attraverso i loro baffi. Le balene in questa zona sono incredibilmente interessanti da osservare, poiché il loro comportamento sembra adattarsi in parte all'ambiente in cui si trovano. E l'Antartide è certamente un luogo unico. Numero 4. Albatro. Questo uccello è molto insolito e può essere piuttosto raro da avvistare in natura. L'albatro è noto per avere la più grande apertura alare di qualsiasi altro uccello sulla Terra. È riconosciuto come il re degli uccelli in un certo senso. Ad ali spiegate, i loro arti possono misurare fino a 3 metri di larghezza. Questo permette loro di planare nell'aria per diverse ore senza dover muovere le ali. Oltre a questo, possono anche sopravvivere in acqua di mare e hanno bisogno di andare a terra solo per la stagione degli amori. Questo riduce il rischio di essere mangiati dai predatori e li aiuta a ripopolarsi molto più facilmente di altre specie di uccelli. Questi particolari uccelli sono inconfondibili per la loro bellissima testa bianca e le loro sopracciglia nere. Come tutto ebbe inizio? La storia dell'Antartide. Già nel XV secolo, lo spirito di scoperta dell'umanità ha portato a scoprire sempre più parti della nostra Terra, ad una velocità crescente. Prima Ferdinando Magellano incontra la Terra del Fuoco, poi Francis Drake scopre che la Terra del Fuoco è un'isola. Anche se gli uomini avanzarono così tanto verso sud da poter osservare l'incontro degli oceani Atlantico e Pacifico, non raggiunsero ancora l'Antartide. Nel 1773, James Cook fu la prima persona ad attraversare il circolo polare artico. Scoprì anche le isole Sandwich e l'isola della Georgia del Sud, dove si stabilirono i cacciatori di foche. Tuttavia, più di 40 anni dopo, nel 1820, l'inglese Edward Bransfield fu il primo a raggiungere la penisola antartica con la sua nave e il suo equipaggio. Un anno dopo, John Davis, un cacciatore di foche, fu la prima persona a mettere piede sulla terraferma antartica. Dopo ulteriori spedizioni e tonnellate di ricerche, le informazioni sul clima selvaggiamente variabile della Terra vennero finalmente raccolte nel 1892. I fossili trovati in Antartide hanno dimostrato che solo poche centinaia di anni fa ci deve essere stato un clima significativamente più caldo nella zona. Seguirono le scoperte di navi e interi equipaggi che erano rimasti intrappolati sotto il ghiaccio antartico per molti anni, in attesa sotto la superficie, prima che i loro corpi potessero finalmente essere recuperati centinaia di anni dopo. Nel 1902 fu effettuata una spedizione geologica con un grande gruppo di ricercatori, ma il primo tentativo di raggiungere il Polo Sud fallì. 9 anni dopo, 5 norvegesi furono i primi a raggiungere il Polo Sud e a posare la loro bandiera a terra. Un anno dopo il Polo Sud fu raggiunto di nuovo, ma l'intera squadra morì sulla via del ritorno a causa della fame e delle temperature estremamente basse. Negli anni seguenti fu possibile attraversare l'Antartide in aereo, il che permise una mappatura più precisa del continente. Gli americani stavano anche creando una base militare sul continente. Nello stesso anno, la protezione dell'Antartico divenne più importante per i paesi di tutto il mondo, dato che tutti questi nuovi viaggi stavano cominciando ad avere un impatto sull'ecosistema naturale. L'esploratore polare ammiraglio Richard Byrd Jr. fece cadere tutte le bandiere dei paesi legati all'ONU nel ghiaccio, per creare un'unità simbolica. 10 anni dopo, fu stabilito il Trattato Antartico. Quanto ci si può avvicinare all'Antartide? A meno che tu non sia uno scienziato eccellente e altamente qualificato,
sarà difficile avvicinarsi troppo all'Antartide, ma non impossibile. Ci sono alcune navi da crociera che i turisti possono utilizzare per avvicinarsi al deserto ghiacciato, ma nessuna di queste navi rimane nella zona per molto tempo. Ci sono anche alcuni punti segnati dove queste navi si fermano e le persone possono scendere a terra ed esplorare. Tuttavia, queste aree costituiscono meno del 2% della superficie totale dell'Antartide e non permettono di esplorare l'intero continente. Gli aerei a volte sorvolano, ma c'è una regola per questo nel Trattato Antartico, che nessun aereo commerciale è autorizzato a rimanere nello spazio aereo dell'Antartide per più di 16 minuti. Questo è dovuto principalmente a preoccupazioni di sicurezza, perché il luogo è così isolato che un'unità di ricerca impiegherebbe molto tempo per raggiungerli se si verificasse una tragedia. Inoltre ci sono temperature estreme, condizioni di vento che cambiano rapidamente e pressione dell'aria che scende e sale rapidamente. Questo potrebbe rappresentare una seria minaccia per la maggior parte degli aerei, rendendo pericoloso e difficile manovrare un aereo sulla zona. Cosa succede se si infrangono le regole? Chi entra nell'Antartico senza un permesso può aspettarsi una multa fino a 8.300 euro. Per altre violazioni della legge sul continente, una regola è stata costruita nel Trattato Antartico. In questo caso, le persone sono soggette alla giurisdizione del loro paese, se è uno dei 7 aderenti. Se il paese d'origine della persona non appartiene a questa lista, viene presa una decisione a livello internazionale. Come vivono gli scienziati? Circa 4.000 persone vivono in Antartide durante i mesi estivi, quando fa ancora freddo, ma almeno il sole fornisce un po' di luce e calore. Ci sono un totale di 80 stazioni di ricerca, gestite da 30 paesi diversi. Vanno in spedizioni, osservano la fauna selvatica, misurano la superficie e studiano gli effetti del riscaldamento globale. Nei bui e molto più freddi mesi invernali, ci sono solo fino a 1.000 ricercatori nelle stazioni. Ora, si può immaginare che può essere piuttosto noioso stare in un continente così ghiacciato senza accesso a divertimenti o persone care. Uscire non è sempre possibile, e soprattutto non per troppo tempo, e non ci sono molte altre attività. Tuttavia, per dare ai ricercatori locali un tocco di civiltà, ci sono alcuni caffè, supermercati e persino bancomat. Conosciamo davvero la verità? Naturalmente, ci sono anche teorie di cospirazione su un luogo isolato nella zona più meridionale del nostro mondo naturale. Proprio come per l'Area 51 o per molti altri luoghi del mondo, le teorie di cospirazione sull'Antartide dilagano. Alcune di queste teorie sostengono che alcuni paesi, in particolare la Germania, hanno creato una base segreta in Antartide durante la Seconda Guerra Mondiale. È stato affermato che la Germania ha utilizzato il continente per la ricerca di veicoli spaziali alieni, con alcune persone che sostengono di aver visto UFO tedeschi a propulsione entrare in un tunnel sepolto in profondità in Antartide. Nessuno è mai stato in grado di confermare queste teorie, ma considerando quanto sia desolato e isolato il continente, ha senso che i paesi possano aver utilizzato questo a loro vantaggio e l'abbiano usato per progetti governativi segreti. Molte di queste teorie finiscono per affermare che c'è una città sotterranea segreta o una società fiorente sepolta in profondità sotto la superficie del ghiaccio. Non sappiamo davvero come queste teorie siano nate, ma la probabilità che ci sia una base antartica sotterranea è abbastanza piccola. L'Antartide è un posto veramente bello, ma dobbiamo proteggere il continente a tutti i costi. È un peccato che più esseri umani siano autorizzati ad esplorare la terra desolata e ghiacciata. Ma sembra che queste regole e regolamenti siano stati emanati per il nostro bene. Dopotutto il continente è super pericoloso. Cosa ne pensi del Trattato Antartico e delle regole di base per il continente? Facci sapere nei commenti se pensi che sia una cosa buona o cattiva. Dovrebbe essere permesso a più persone di visitarlo. Grazie per aver guardato. Assicurati di premere il pulsante mi piace e di attivare la campanella di notifica per altri video.